Angelo Di Livio ha giocato 4 anni nel Padova. Quando nell'estate del 93 passò dal Padova alla Juventus, fu un po' il coronamento di un sogno, quello di giocare finalmente in una grande squadra. Ci siamo sentiti spesso in quel periodo. Lui diceva: sono tranquillo, Trapattoni mi vede bene, mi dice di aspettare il mio momento, io aspetto senza nessun problema. Ci siamo sentiti anche il 4 settembre, il giorno prima di Roma-Juventus, in programma all'Olimpico. E Angelo mi diceva: sì, andrò in panchina domani, ma non c'è problema, magari entro a partita iniziata. E comunque stai tranquillo che la prima maglia della Juventus che indosserò sarà tua. Io vado allo stadio il 5 settembre, mi siedo in tribuna e alla lettura delle formazioni vedo che Angelo Di Livio è stranamente o perlomeno inaspettatamente titolare. A quel punto la Roma vince 2-1, la partita finisce, io scendo negli spogliatoi a fare le interviste. Finite le interviste, lo aspetto, speranzoso ovviamente che mantenesse la sua promessa, ma non certissimo, all'uscita dello spogliatoio. Dopo un po' si apre una porticina e incredibilmente esce Angelo Di Livio con una maglia in mano e mi dice: questa è la tua come ti avevo promesso. Io ho detto: ma quindi non sapevi che avresti debuttato? Ha detto: no, il mister mi ha detto di stare tranquillo, mi ha detto che forse sarei entrato a partita iniziata. Poi quando gli ho chiesto a partita finita come mai non mi avesse detto nulla, ha detto: per farti stare tranquillo, perché sapendo che sei romanista alla fine non avresti dormito. Questo è il debutto di Angelo in maglia bianconera. Angelo è un grande tifoso del Padova, non a caso era presente allo spareggio di Cremona fra Padova e Cesena, e quando il Padova andò a vincere a Torino, allo Stadio delle Alpi, per 1-0 con gol su punizione di Craik, alla fine Angelo andò nello spogliatoio bianco scudato, esultando con i nostri giocatori, dicendo: dai che ci salviamo, più tifoso di così.